Lei dice che il sapore della libertà è stato un'albicocca secca. Beh, ogni tanto qualcuno mi regala delle albicocche secche dopo che abbiamo parlato, che ho parlato. Beh, perché io sono stata testimone della storia che cambiava. Durante l'ultima marcia, ero già nel nord della Germania, quindi ho vista dopo la carta geografica di quanto avevamo camminato. Dopo il campo di concentramento di Auschwitz, i prigionieri vengono portati via quando ormai sono imminente la liberazione, stanno per arrivare i Sì, russi a certo, e liberare, quindi abbiamo incomincia quella cosiddetta marcia della morte, perché marce varie per marce della morte. allontanarsi dal campo. E a un certo punto era proprio l'ultimo giorno della mia prigionia, era 700 chilometri. il 1º maggio del 1945, e avevamo già visto gli ufficiali tedeschi mettersi in mutande, mandare via i cani, mettersi in borghese, Cercare di mescolarsi scappare, a sì. Sì. noi, fuggivano, avevano paura di noi, che era un cambio di ruolo a cui non abbiamo avuto neanche tempo di prepararci. Quando arriva la prima camionetta mai vista prima, americana. E non sapevamo bene chi fossero questi soldati in Technicolor, che erano fantastici. Dopo, quando io ho visto con i miei figli e i miei nipoti quei film, Certo. e ho detto: ma erano così anche reduci da aver combattuto il giorno prima? E a un certo punto da un camion buttavano di tutto sulla gente che c'era Cioccolata, sulla strada, sigarette. cioccolata, sigarette e della frutta secca. Io mi ricordo che mi arrivò addosso un'albicocca secca. Io ero allora 32 kg, pesata il giorno dopo in un ospedale americano, e con gran fatica raccolsi questa albicocca, me la misi in bocca. Era fantastica, era il sapore della libertà.